Buongiorno a tutti, sono Manuela Maccia, direttore investimenti di BNL BNP Paribas. Inauguriamo questo mese un nuovo servizio che vi racconterà in pochi minuti le novità più salienti della nostra strategia di investimento. Se veniamo quindi alla strategia di investimento del mese di aprile, le principali novità riguardano una forte revisione al rialzo della crescita del PIL negli Stati Uniti, ovviamente sulla scia del Rescue Plan, il primo piano di rilancio dell'amministrazione Biden di 1900 miliardi di dollari, ma anche del nuovo piano legato alle infrastrutture chiamato Build Back Better. Prevediamo ora quindi una crescita del PIL statunitense nel 2021 rivista al rialzo al 6,9%, quindi molto forte, e 4,7% nel 2022. Seconda novità del mese, ovviamente, la revisione al rialzo anche, in coerenza con quella della crescita, dei rendimenti obbligazionari a lunga scadenza. Una crescita superiore alle attese e le prospettive di inflazione richiedono infatti rendimenti obbligazionari più elevati, soprattutto negli Stati Uniti, dove ovviamente il dibattito sulla riduzione del programma di acquisto di obbligazioni da parte della Fed tenderà a intensificarsi nella seconda parte dell'anno. Il decennale americano, il Treasury americano a 10 anni, viene rivisto al rialzo al 2% a 12 mesi e in coerenza anche il Bund decennale tedesco viene rivisto al rialzo allo 0% fra un anno. Di conseguenza restiamo quindi negativi sulle obbligazioni di Stato, ancora troppo presto a nostro parere per tornare sull'obbligazione sovrana a lungo termine sia negli Stati Uniti che nella zona euro. Al contempo riteniamo però che sia anche troppo presto preoccuparsi troppo dell'inflazione in questa fase. Se da un lato l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti registrerà senza dubbio una ripresa nei prossimi mesi, quest'ultima è in gran parte dovuta al basso livello dell'inflazione del 2020, un classico effetto base. Al di fuori degli Stati Uniti, nella zona euro e in Giappone, ci sono pochi segnali di inflazione reale. Non bisogna quindi essere troppo pessimisti sulle prospettive europee. Il fatto che l'economia europea è strutturalmente orientata all'export consente di sfruttare il forte slancio della crescita degli Stati Uniti e nella Cina. Il contesto quindi resta favorevole alla nostra strategia di investimento orientata a tutti gli attivi più rischiosi legati alla ripresa del ciclo economico. In particolare confermiamo la nostra preferenza per le zone geografiche che sono maggiormente esposte alla ripresa del commercio mondiale e del ciclo economico, quindi zona euro, Regno Unito, Giappone e mercati emergenti, in particolare per l'area asiatica. L'approccio invece è un po' più prudente sul mercato americano, che ha una componente più legata a uno stile growth che maggiormente funzionato durante la fase recessiva del 2020. Favoriamo quindi uno stile value, un'esposizione alle small e mid cap e a quei settori maggiormente esposti alla ripresa del ciclo, come il settore bancario o dei materiali di base. Per quanto riguarda la zona euro, che è quella che ha subito maggiore difficoltà per il ritorno di alcuni lockdown in diversi paesi della zona, riteniamo che in realtà, a partire proprio da questo secondo trimestre, vedremo un aumento importante dell'offerta, quindi della supply, delle dosi di vaccini, e questo dovrebbe consentire non solo una varietà, quindi la possibilità di diversi vaccini ed aumentare fortemente quindi l'offerta, dall'altro poter portare una campagna di vaccinazione in accelerazione che porterà alle riaperture graduali da qui fino all'estate. Questa accelerazione in una zona, quella euro, più sensibile al commercio mondiale porterà indubbiamente a un beneficio nei prossimi mesi, impattando sia sul consumo che sull'insieme del business e in particolare per quanto riguarda i settori che sono già ancora alla ripresa dell'economia mondiale. Se veniamo infine al nostro paese, all'Italia, segnaliamo importante in partenza il 19 aprile la terza emissione del BTP Futura, dedicata proprio a finanziare le misure per la ripresa economica dalla pandemia del Covid-19 e le spese per la campagna vaccinale. Si tratta di un'emissione riservata ai risparmiatori privati, ha una durata più lunga di quelli precedenti, 16 anni, e avrà un premio fedeltà legato proprio alla crescita media del PIL italiano. Grazie e vi diamo appuntamento al prossimo mese con le novità della nostra strategia di investimento. A presto!